Una critica che mi viene mossa sempre quando parlo di autopromozione, di gruppi che possono organizzare da soli in autonomia la promozione del proprio disco, farlo attraverso internet, attraverso i social network e attraverso un lavoro costante tutti i giorni determinato, ok, faticoso, ecco, è questo il punto, la questione è molto faticoso, autopromuoversi però in mancanza di denaro è l'unico, diciamo, modo per ottimizzare un po' i costi. Soprattutto per le prime uscite, ok? Tu hai un primo disco, vedi un po' come va, mandi qualche richiesta di recensione, di interviste. Ho fatto una guida, come promuovere un disco, la trovate, penso, da qualche parte qui sotto, c'è il link in descrizione, e, cercatelo anche come creare un ufficio stampa, trovate tutti i link in descrizione su come promuoversi, come mettere in piedi un'azienda, un ufficio stampa, proprio frutto della mia esperienza. E quello che è capitato a me, ho iniziato ad autopromuovermi e poi ho messo in piedi un'etichetta, un ufficio stampa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi potete prendere quella guida come, diciamo, come guida, appunto, se volete intraprendere un'esperienza del genere, se volete provare voi a promuovervi in modo da ottimizzare almeno all'inizio quel costo lì dell'ufficio stampa, per poi fare un pezzetto di strada voi, come dico sempre, e poi magari per le uscite successive. Vedete, se vedete una crescita, potete poi affidarvi, investire di più e affidarvi a dei professionisti, ok? Però l'autopromozione è fattibile. È una critica, appunto, dicevo, che mi viene mossa sempre. È sì, però chi ti pubblica, tu mandi un comunicato stampa, ma se non sei nessuno, se non hai un ufficio stampa grosso alle spalle, come fai? Nessuno ti caga, questi ricevono un sacco di mail. In parte tutto questo è vero, però non è impossibile farsi pubblicare, assolutamente. Dall'altra parte c'è sempre qualcuno che ha un blog, una webzine, un giornale, che comunque ha bisogno di articoli, di pubblicare articoli. E se noi, diciamo, intelligentemente prepariamo un comunicato stampa in modo da essere, diciamo, più attraente e più fruibile e gli mettiamo dentro una particolarità, come dico sempre, poi la pubblicazione di quell'articolo diventa più probabile, più possibile. Quindi vediamo due tecniche, diciamo, per farsi pubblicare. La prima è quella che ho già accennato, appunto, avere già una notizia, avere già una storia, ok? Se noi contorniamo la nostra comunicazione, il nostro disco, il comunicare il fatto che è uscito il nostro disco e gli mettiamo come contorno una bella storia, no? Ho fatto l'esempio di Claudio, il musicista operaio, che ha pubblicato il primo singolo. E poi diciamo questa notizia rimbalzata perché appunto c'è una storia dietro, il musicista operaio. Oppure faccio sempre l'esempio di Beaber, il primo disco fatto interamente con l'iPhone. Anzi, non il primo disco, il primo progetto che fa tutto interamente con l'iPhone, anche i video, anche i post su Facebook. Fa tutto con l'iPhone, anche registra la voce, tutto, tutto, tutto. Questa cosa ha già dentro di sé una particolarità e vedrete che dall'altra parte troverete qualcuno che ve lo pubblica questo articolo, questo comunicato stampa, ok? Non basta non fare, diciamo, il classico comunicato, è uscito il disco di Pinco Pallino. Chi te lo pubblica? Sai quanti dischi escono ogni giorno? Quindi contorniamo il nostro comunicato con una storia. E poi un altro consiglio che diciamo vi permetterà di essere pubblicati è fare le cose seriamente, una comunicazione coordinata che vi fa, diciamo, percepire come una realtà seria e solida, questo vi permette di essere pubblicati. Faccio un esempio, ok? Se voi avete un disco in uscita e magari c'è un video, un singolo con un video che anticipa l'uscita, bene, se voi comunicate semplicemente questa notizia che avete questo singolo in uscita, ok, dipenderà poi anche dalla canzone, se è bella, non bella, se piace, come è fatto il video, ok. Però avrete molte più probabilità se coordinerete la comunicazione dell'uscita del singolo, anche comunicando magari le date del tour. Cioè, se uno dall'altra parte si vede, il primo disco d'esordio dei Pinco Pallino, poi vede il testo del comunicato e ci trova il disco uscirà, che ne so, a febbraio e dall'1 marzo saranno in tour e ci sono già tutte le date del tour. Ora, non è che servono 20 date, dovete trovare, potete anche mettere le date della vostra città, no? I locali in cui suonate nella vostra città, qualche data se riuscite fuori in provincia o fuori nella regione, una, due date fuori dalla vostra regione e avrete già dato, diciamo, l'impressione di essere una band strutturata, che ha un tour, un disco in uscita e quindi sarà più pubblicabile il comunicato stampa, perché tu hai 5-6 date belle messe in fila,
Ma per ottenere queste 5-6 date dovete muovervi prima, ok? Cercare le date prima. Ci vuole una coordinazione della comunicazione, ok? Se farete questo, ovviamente darete l'impressione di essere dei professionisti. Ora nessuno va, cioè, ok, l'etichetta, il nome può fare, diciamo, colpo, e quindi se un'etichetta è famosa e vi pubblica, ovviamente avrà il suo giro e quindi avrà le pubblicazioni garantite. Ma se voi da soli riuscite a preparare un comunicato stampa con tutto coordinato, esce il singolo, cioè le informazioni messe bene, ordinate e sostanziose, esce il singolo, questo è il video che anticipa il disco che esce, già tutto con le date precise. Poi dall'1 marzo la band sarà in tour e 5-6 date in tutta Italia o comunque vicino dalle vostre parti, con qualche incursione. Se non riuscite a trovare date fuori, anche lì c'è da sbattersi, fare degli scambi date. La rete è lì, i social network sono lì, il problema è che bisogna farsi un mazzo. E ovviamente tutti cercano l'ufficio stampa, tutti cercano l'agenzia booking per suonare, per promuoversi. Però, ragazzi, è faticoso. Se non avete i soldi, o potete piangervi addosso che nessuno vi caga, che fa tutto schifo, oppure rimboccarvi le maniche e provare voi, lavorare voi. Quindi una storia dietro il progetto è una comunicazione coordinata, con tutto ordinato, con le date già pronte quando mandate fuori un comunicato stampa, l'uscita del singolo, la data di uscita del disco, le date dei concerti. Bene, questo vi farà percepire in maniera molto più professionale. Sicuramente avrete più pubblicazioni quando manderete il vostro comunicato. Se volete approfondire come mandare un comunicato, come autopromuovervi, c'è la guida come promuovere un disco che trovate. C'è anche la guida per creare un ufficio stampa se volete. È tutto gratis, trovate nei link in descrizione tutto. E niente, fatemi sapere la vostra esperienza, come è andata, come va, se avete mai provato ad autopromuovervi e quante pubblicazioni siete riusciti ad ottenere.